Il graffiti writing, spesso erroneamente definito graffitismo, è una manifestazione sociale, culturale e artistica diffusa in tutto il pianeta, basata sull'espressione della propria creatività tramite interventi sul tessuto urbano. Correlata ad essa sono gli atti dello scrivere il proprio nome d'arte, tag, diffondendolo come fosse un logo. Il fenomeno prende spunto dalla pittura murale e viene spesso associato ad atti di vandalismo. Generalmente i writers più vicini ad un serio lavoro di ricerca artistica considerano tali attività deprecabili, dimostrando anche nella scelta del supporto per la pittura una maggiore responsabilità e consapevolezza. Graffiti, stencil, adesivi, mosaici, murales invadono ormai le grandi e piccole città, talvolta sommergendo di creatività grigi ed anonimi paesaggi suburbani. Talvolta imbrattando antichi monumenti già martoriati da incuria e inquinamento. Tutto inizia da chi ha fede in ciò in cui crede e degli originatori si ritiene l'erede. Non è questione di spazi ma di come ti poni rispetto agli altri, nel rispetto degli altri. Con i muri davanti, con la notte amica, non per forza vandali. Non li giudicare, guardali, comprendili. Capisci che è un mondo complesso con le bombolette di colori acrilici. È una gioventù bruciata, ma l'idealismo latente comprende gente che se ne intende di strada. Chi la guarda distratta ne comprende solamente il 10% e il resto l'ha dimenticata. Se quel treno porta in giro un nome che in ogni stazione viene colto come abbellimento del vagone, è una cultura che cresce e detta le regole sempre valide per un flusso che riempie. Con gli spray e vai nella city che riempie di colori muri grigi. Il confine fra arte e vandalismo, tra fascino e illegalità, contiene una vasta gamma di sfumature. A 3 decenni dalla sua comparsa, il fenomeno socioculturale del graffitismo urbano ha ormai guadagnato, tramite le sue influenze sulle arti visive, una rilevanza unica sul panorama della creatività contemporanea. I graffiti influenzano la grafica pubblicitaria, le campagne di marketing, il gusto di migliaia di persone. Come con gli spray e fai la city che riempie di colori muri grigi. Molti tendono ad associare la bomboletta non tanto a una possibilità artistica, ma ad un atto di vandalismo. Il ballottone di graffitisti disegneranno delle bellissime, graffiteranno delle bellissime cose. E quindi queste manifestazioni in cui vengono forniti spazi e soprattutto tempi e condizioni per realizzare delle opere rifinite in tutti i loro particolari, non possono che far bene a questo fenomeno, diciamo. Cosa ne pensi della giornata dell'arte? Una cosa bella, via. Penso che possono portare la gente a capire che non è solo vandalismo, ma c'è anche una mentalità artistica. Voi che fate i graffiti, metto un nome. Writers. Writers. Ma te quando è che sei un printer? Un print? Speriamo appunto che la gente lo capisca e soprattutto speriamo che queste manifestazioni si moltiplichino, perché non possono che far bene.